Amici amici della musica, un saluto a voi che siete in visione e all'ascolto. Oggi parliamo di un canto e di un modo di fare musica che rientra un po' appieno in quello che è lo spirito del nostro sito, che da sempre dice che la musica non ha barriere e non ha confini. Perché parliamo della musica del cantato in Esperanto. Ne parliamo con Beppe, ovviamente, che sarà con me a coordinare questa intervista, con Chiara Raggi, che saluto. Salve a tutti. Chiara, eccoci qua, benissimo. Beppe, a te la prima parola. Sì, allora, innanzitutto benvenuta Chiara, è un piacere averti qui con noi quest'oggi. Partiamo proprio dalla lingua, dall'esperanto, è una lingua veramente affascinante. Come è nata l'idea in te di avvicinarti a questa lingua e di iniziare a fare musica in questa lingua così affascinante, così particolare? Sì, era il 2018 quando la Federazione Esperantista Italiana mi ha contattato per realizzare un concerto cantato anche in lingua esperanto, oltre che in italiano, che è la mia lingua madre principale con cui ho sempre fatto appunto i miei concerti, le mie produzioni. E ho detto sì, un po' di schianto a questa proposta, che era anche una sfida perché non conoscevo la lingua, ma mi affascinava l'idea di provare a sperimentare il fatto che tutti potessero capire cosa stavo cantando, che è quello, insomma, che guida un po' chi fa questo mestiere. Abbiamo voglia di farci ascoltare da più persone possibile, che i nostri messaggi musicali e testuali possano arrivare il più lontano possibile. L'esperanto apriva questa possibilità. Quindi ho accettato e ho fatto il primo concerto nell'agosto del 2018 sul palcoscenico del Parco Bruno Reffi a San Marino, dove la Federazione Esperantista Italiana aveva realizzato il congresso nazionale quell'anno. E per me è stata un'esperienza incredibile perché avevo davanti un pubblico veramente da tutta Europa, ma anche insomma dal resto del mondo, perché anche gente dal Giappone, dalla Corea, dal Brasile, dall'Australia, e tutti stavano capendo quello che stavo raccontando con le mie canzoni. E quindi è stato veramente emozionante vedere tutti questi visi e queste mani alla fine che ringraziavano e insomma partecipavano in maniera commossa e attiva a quello che era appena accaduto. È stato per me il motore per approfondire quella che è partita come un'occasione e poi è diventata una cosa importante nel mio percorso artistico. Ecco, però, cioè, l'esperanto, tu stesso dicevi, non lo conoscevo fino al 2018. L'esperanto, diciamo, non si impara così, diciamo, cioè, tu come ti sei avvicinata poi a questa lingua e come hai imparato prima a parlare e poi a fare musica in esperanto? Allora, in realtà, cioè io conoscevo l'esperanto nella sua esistenza, ma chiaramente non conoscevo la lingua. Io ho fatto un percorso al contrario, forse da altre persone che si sono approcciate alla lingua, e cioè prima ho imparato la lingua cantando, quindi ho imparato i suoni, ho cominciato a imparare la grammatica attraverso la grammatica che veniva, insomma, messa in scena nei versi delle canzoni. Dopodiché ho deciso di studiarlo, e quindi ho preso anche il diploma di primo livello. Perché esattamente come quando faccio i concerti in italiano, mi piace raccontare durante i concerti piccoli aneddoti o comunque introdurre le canzoni, e quindi è nata in me l'esigenza di imparare la lingua per poter comunicare con tutto quel pubblico che con grande affetto aveva cominciato a seguirmi. Con i tuoi concerti hai detto che ti piace alternare la musica alla parola, al discorso. Quindi per te il concerto cos'è? È una sorta di racconto, c'è un fil rouge e l'olé, è semplicemente un cantare e raccontare cosa c'è dietro le canzoni. Insomma, in modo ti avvicini al pubblico. Allora, di solito mi piace, cioè all'inizio quando ero più giovane pensavo che bastasse salire sul palcoscenico e cantare le proprie canzoni, cosa che parzialmente posso ancora ritenere vero. Però poi diventando grande, facendo esperienza, mi sono resa conto che
raccontando piccole cose, facendo partecipi anche di altri aspetti che non sono prettamente legati alla musica, ma tante canzoni nascono da cose quotidiane, da accadimenti, dalla realtà che ci circonda. Quindi portare anche attraverso un racconto tra una canzone e l'altra l'ascoltatore nel mio mondo aiuta sicuramente poi anche a seguire meglio e ad apprezzare forse di più le canzoni che a volte vengono anche ascoltate per la prima volta. Ecco, da questo progetto, tra l'altro, è nata la partecipazione ad un concorso, sbaglio? Sì, allora il progetto In Esperanto, diciamo che è diventato veramente importante nella mia produzione artistica e quindi lo porto avanti in maniera parallela con la mia attività di cantautrice in italiano. Quindi nel 2019 ho fatto un primo album in Esperanto, nel 2021 post, diciamo, per il primo periodo pandemico sono uscita con un nuovo singolo e questo singolo dal titolo Mosaico, che è stato che è anche una versione italiana ed è stato tradotto da Federico Gobbo, che è docente di interlinguistica all'Università di Amsterdam, è stata proprio una canzone importante e anche un po' di passaggio, perché è una canzone che racconta il valore della condivisione. Che è una cosa che ci è tanto mancata, diciamo, nel periodo pandemico più stretto. Ci siamo resi conto che eravamo soli nelle nostre case e invece avevamo bisogno di tornare a comunicare, a condividere. Questo è insito nell'utilizzo della lingua esperanto, cioè proprio nella sua idea primaria, cioè la comunicabilità tra i popoli e quindi l'abbattimento delle barriere, dapprima linguistiche, ma poi di fatto non solo. E quindi questa canzone ha fatto un po' di strada in maniera autonoma, fino ad arrivare a essere scelta, come canzone finalista di questo primo concorso pilota, potremmo chiamarlo. Eurovision delle lingue minoritarie, che si è svolto appunto, si è concluso po pochi giorni fa, e il popolo esperantista si è espresso, diciamo, ha manifestato la sua contentezza e la sua vicinanza a me e alla canzone, votando in maniera incredibile da ogni parte del mondo, e questo ha portato alla vittoria della canzone. E nelle tue produzioni preferisci scrivere in italiano per poi tradurre in esperanto o viceversa? Allora, io scrivo in italiano e poi alcune canzoni nascono proprio con l'idea che avranno solo una versione in esperanto. Mi avvalgo appunto della collaborazione di traduttori. Il mio primo album è stato tradotto da Renato Corsetto e Gianfranco Molle, che sono due firme, insomma, storiche del mondo esperantista, e invece da Mosaico in poi collaboro con Federico Gobbo. Però ci sono canzoni che nascono proprio con l'idea di avere solo il pubblico esperantista, altre invece che hanno una doppia versione, quindi hanno una vita sia in italiano che in esperanto. La cosa interessante per me è che cioè, cantando in queste due lingue così diverse, in realtà le canzoni prendono un respiro differente, quindi cambia anche il mio modo di interpretare la canzone a seconda della lingua che sto usando. L'esperanto ha un suono molto affascinante e utilizzo anche dei suoni che solitamente nella lingua italiana non ci sono, quindi è come veramente se compissi ogni volta un viaggio differente cantando in esperanto. Ha sicuramente un respiro più internazionale e anche più universale. Tu sottolineavi che adesso questa tua attività di cantante e cantautrice in esperanto viaggia in parallelo con quella in italiano. Allora mi chiedevo se ti capita durante i concerti davanti a un pubblico magari italiano che parla soltanto italiano di cantare in esperanto, che effetto fa al pubblico?
Sì, lo faccio sempre in realtà, dal 2018 in poi l'ho sempre fatto. Quando faccio i concerti in italiano, dedico sempre un piccolo momento, una parentesi della narrazione al mio incontro con l'esperanto, a che cos'è l'esperanto e il perché per me è importante cantare in esperanto. E quindi propongo poi una canzone cantata in doppia lingua, quindi che prima faccio ascoltare in italiano e poi la seconda metà la realizzo. In lingua esperanto e la reazione è sempre molto molto positiva, molto il pubblico è molto incuriosito. Conosco un sacco di persone si sono poi avvicinati alla lingua chiedendo informazioni su dove trovare dei corsi, ad esempio, per imparare la lingua e viceversa anche nei concerti in esperanto faccio un'altra cosa, e cioè canto in esperanto, delle canzoni che fanno parte della nostra tradizione italiana. Magari canto, un brano di De André, un brano di, Sergio Endrigo. Endrigo, grazie, sì, di Sergio Endrigo. Questo è abbastanza curioso, nel senso che cioè, vai a tradurre i testi di queste canzoni in esperanto. In realtà c'è una grandissima produzione di traduzioni di canzoni da tutto il mondo e italiane disponibili a tutti. E quindi io attingo da queste traduzioni, scelgo le cose che insomma, mi rappresentano di più, che mi piacciono di più, perché se è vero. Cioè che nei miei concerti in italiano l'esperanto incuriosisce, è anche vero che la melodia italiana che ci rende famosi in tutto il mondo dal melodramma in poi è molto amata all'estero, quindi la maggior parte dei concerti che faccio in esperanto sono fuori dall'Italia e quindi mi piace portare anche la mia italianità attraverso la melodia, proponendo le canzoni in lingua esperanto. E poi comunque non manca mai un piccolo bis in cui proprio propongo al pubblico di ascoltarmi nella mia lingua madre. E devo dire che il pubblico esperantista è sempre molto affettuoso anche in questo, perché l'esperanto non è una lingua che rinnega la lingua madre, anzi, ne ha grandissimo rispetto. Parlando della tua partecipazione all'Eurovision delle lingue minoritarie, che emozione hai provato nel momento in cui hai saputo di essere tu la vincitrice? Allora, l'emozione più grande, cioè sono stata molto 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 felice, però forse l'emozione più grande è stato il come ci sono arrivata al percorso, perché mi sono sentita accompagnata per questi 10 giorni di votazioni da veramente un popolo esperantista da tutte le parti del mondo molto coeso, molto vivo, e mi sono arrivati messaggi d'affetto, di sostegno, veramente da ogni parte del mondo, da persone che già magari mi seguono da qualche anno e che quindi fanno parte ormai della mia storia esperantista, ad altre persone che mi hanno conosciuta artisticamente attraverso questo concorso e questa occasione. Quindi forse la cosa più emozionante è stata proprio questa, cioè sentire l'esperanto vivo, l'esperanto vivo e vedere questa intenzione comune di in qualche modo veramente provare ad arrivare a una vittoria che poi è accaduta. Abbiamo ancora qualche minuto a nostra disposizione. Mi viene in mente una domanda. Parlavi appunto di questo festival, di questa Eurovision delle lingue minoritarie, e ci sono diverse esperienze in giro per l'Europa. Mi viene in mente il Sounds Festival che si svolge in Friuli e che ha sempre ogni che non è un festival, è più diciamo un evento showcase, oppure mi viene in mente il Lieto International, che è proprio il festival diciamo più grande dedicato alle lingue minoritarie. Credo sia no, una scoperta sentire come la musica attraversi trasversalmente, no, il mondo linguistico, e quindi come si possa fare diciamo musica anche in queste lingue particolari. Sì, diciamo che ad esempio questo concorso per me personalmente è stata l'occasione per scoprire
oltre a lingue che, di cui io non sapevo l'esistenza, è stato anche un modo per scoprire della nuova musica, o comunque, allora, la musica ha sicuramente un potere universale, quindi arriva per certi versi anche prima della parola. Ci sono molti musicisti, ad esempio, che non ascoltano o comunque che lasciano al testo una parte, diciamo, inferiore, perché appunto proprio perché l'elemento musicale arriva in maniera forse più diretta. Però la cosa interessante, a mio avviso, è che la musica è veramente il veicolo, uno dei veicoli privilegiati e sicuramente più efficaci per portare dei messaggi e quindi per portare anche dei messaggi in lingue che magari per me sono minoritarie, ma per qualcuno rappresentano l'identità di quel popolo e quindi sono estremamente importanti. E poi è stato interessante anche vedere come a seconda delle zone dell'Europa da cui arrivavano ci fossero poi effettivamente in alcuni casi delle influenze delle tradizioni di quel popolo che entravano anche in versioni più moderne. Hai detto, grazie a questo Orson hai potuto conoscere molte lingue di cui non sapevi neanche l'esistenza, oltre all'esperanto, e diciamo è ormai la tua seconda lingua principale. Quale di queste lingue, se ce n'è una in particolare, ti ha colpito? Ma adesso non ricordo bene il nome perché è un nome particolare, comunque è un dialetto svedese che nelle schermate vedevo era parlato veramente da un numero di persone relativamente piccolo. Sono molto affascinata comunque dalla cultura nordica in generale. Non solo musicalmente, ma anche a volte come scelte di vita, come impatto sociale, quindi sicuramente sono stata attratta, da questo. Ecco, l'ultima domanda era giustamente la volevo riservare alla coproduzione in italiano, quindi parliamo un po' insomma della Chiara Raggi cantautrice in italiano, che cosa bolle in pentola per il futuro. Allora, per il futuro, il 2023 è un anno che porta vari elementi di novità. Sto lavorando innanzitutto a un nuovo disco in italiano che ha necessità di una gestazione un po' lunga per come verrà realizzato, ma a marzo 2023 sarò in scena con un nuovo concerto spettacolo, una produzione importante per Città di Castello. Quindi sicuramente mi si potrà trovare in scena con straordinari musicisti. Non posso dire molto di più perché è veramente ancora una cosa top secret. E dalle mie parti, va bene, ok, Va perfetto. bene, ok. Comunque il debutto sarà appunto a Città di Castello e poi ad aprile uscirà un nuovo disco in Esperanto, in vista anche del Congresso Universale di Esperanto che quest'anno sarà a Torino. Quindi io farò concerto e quindi presenterò questo nuovo album. Poi andrà in onda un nuovo programma sulla radiotelevisione svizzera italiana, da me scritto e condotto in primavera, e esordirò con un libro a giugno. Quindi insomma di cose che bollono in pentola ce ne sono parecchie, diciamo. Sono molto al lavoro. Benissimo. Noi ti Direi ringraziamo che per essere stata qui insieme a noi. È stato un piacere conoscerti e conoscere meglio questa tua seconda lingua, che è l'esperanto, sapere qualcosa in più delle lingue minoritarie, e sono sempre così affascinanti, e ancora una volta a dare un segno sul fatto a indicare che la musica sia sempre universale e riesca a unire tanti popoli, tante comunità, e questo è il bello della musica. Ti ringraziamo ancora una volta per essere grazie a stata qui voi. Grazie, con noi, e in bocca al lupo per tutto, per il futuro. grazie davvero.